Buonasera, eccoci con una nuova puntata oggi del Faro. Oggi gradito ospite della nostra trasmissione è il signor Pasquale Marino, un artigiano che prima per hobby e adesso anche qualcosa in più del hobby realizza e suona tamburelli e tamorre. Sono degli strumenti che adesso ci spiegherà un po' lui come sono fatti, come nascono. Sono prevalentemente fatti in legno di faggio e pelle di capretto. Ho anche appreso che chi non vuole, chi è ambientalista, la pelle di capretto viene anche sostituita con pelle sintetica, ma la vera storia del tamburello nasce completamente col capretto. Prima di addentrarci nel discorso, cerchiamo di conoscere come mai Pasquale Marino, tempor sono, adesso ci dirà lui quando, ha intrapreso questa passione nel realizzare e poi naturalmente nel suonare questo strumento. A tema, Pasquale. Niente, è nato per questione che mi piaceva il tamburello. Ho detto sempre che lo vorrei, però mancavano i soldi. Una volta a una mia compagna ho detto pure che lo volevo rubare perché era impossibile realizzarlo oppure comprarlo. Un bel giorno è stato regalato da un mio compleanno, dalla mia compagna. E ho cominciato a strimpellare, non a suonare, a batterlo. Poi piano piano, piano piano, piano piano, cominciai a interessarmi a prendere un tamburello più professionale, perché quello era un gioco. E poi venne mia figlia e ha detto: "Guarda, il prossimo compleanno mio vorrei un tamburello". Io ho detto: "Vabbè, lo vado a comprare dove ho comprato il mio". E lei mi ha detto: "No, me lo devi costruire tu". Essendo che io vengo dalla falegnameria, Sì. ho incominciato a girare a destra, a sinistra e a manca per trovare questo legno e un pezzetto di pelle. È stato impossibile dagli amici trovare questa cosa qua. Poi un bel giorno si è presentato un altro amico e ha detto: "Guarda, io non ti do niente, te lo devi andare a prendere tu". E sono andato ai punti dove lui mi ha detto. Invece di prendere un cerchio, che sarebbe uno di questi, Sì. non me lo davano, me ne hanno dato 12, allora era una dozzina. E ho fatto il primo tamburello a mia figlia. Dopo E poi ne questo sono rimasti tamburello, 11. ho fatti 11 altri e ho cominciato a vendere così, scherzando. Poi è cominciata la passione ancora di più. E adesso ho un'azienda un po' avanzata, come ha detto lei. Avanzato perché, in poche parole, ma cosa può aver influito sulla notte della Taranta? Perché negli ultimi 15-20 anni, certamente la notte della Taranta ha segnato portato una forte conoscenza dello stesso strumento. Ha inciso qualcosa o la passione è rimasta solo per la La musica del tamburello? passione è la musica innanzitutto. Io battevo pure i cucchiai in due Sì. per fare il ritmo, però mi piaceva di più il tamburello, cioè il cerchio. Il tamburello come si compone? Oltre di una parte in legno in faggio, abbiamo detto, oltre della pelle, Sì. come Allora, viene, come nasce, come piano piano nasce? nasce da strisce intere, Sì. poi c'ho la macchina che lo piega e poi viene incollato, fatta la forma o la misura che uno chiede. Visto che sono diverse le Sì, misure, sì, sì, hanno un sì. senso le misure, il diametri? Diciamo di no, diciamo di no. Nemmeno lo spessore di larghezza. Non cambia Non nel cambia suono. niente. Io faccio tamburelli pure da 2 cm e suonano lo stesso. Cioè, è solo all'occhio. Quelli antichi, quelli che Sì, noi magari vediamo, abbiamo usavano. delle foto del 1800 Ecco, addirittura, quelli dei che usavano. tamburelli del 1800. Esatto, quelli che usavano i nostri antenati erano tutti larghi con Sì, erano aperture di molto larghi. sonagli, che poi non si usava la latta come si usa adesso, ma bensì si usavano le conchiglie. Le conchiglie, poi sì, nascono con le conchiglie e poi sono passati i cosiddetti sonaglietti. Esatto, sonagli, 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 cimbali, sonaglietti, sì, chiamiamoli come vogliamo. cimbalini anche, o Poi, cimbali o cimbalini, sì, sì, a secondo della grandezza, a che secondo del ho modello. portato una
dimostrazione. Sì, facciamo vedere. Cioè, dimostrazione nasce da una forma piatta, sì, e poi viene modellata. Poi modellata con le forbici. Cioè, parliamo proprio di puro e semplice artigianato. Tutto fatto a mano. Questo qui viene poi fermato ai lati del tamburello. Cioè, viene fissato dentro a queste scasse. Mediante diciamo, dei fermi. Questo. Quando è arrivato il metallo. Quando non c'era il metallo si usava la canapa. La canapa per unirli. Con le conchiglie. Sì. Invece di chiodini qua per fermare la pelle, si usava i chiodini di legno, tipo quello che adesso... Forse sì. Forse nel chiodini di legno, e questo non ha cambiato la forma del suono. No, il suono rimane questo suono. Esatto, viene fatto più sbrigativo questo. Sì, più sbrigativo. Più, diciamo pure più forte, perché la canapa si consumava, il ferro ci vuole di più. Di più. La conchiglia lo stesso, dai un colpo di più, si rompe. Ricordo male o anni fa quando ci siamo conosciuti parlavi che entravi anche nelle scuole, che i bambini volevano, e quale è stato pure l'impatto? Pure adulti. Niente, ci sono persone che sono conosciuti qui a Manduria come che hanno già un gruppo, erano ragazzine di terza media, adesso sono diventati grandi perché questo è successo nel 2001-2002. Sì. Adesso sono giovani che hanno dei gruppi. E questi gruppi si basano prevalentemente sul suono... Sulla pizzica. Sulla pizzica. Sì. Ecco, sì. Questa pizzica, il tamburello, si può dire che trova la sua collocazione esatta nella cosiddetta pizzica, cioè questa ballata tra un uomo e una donna di corteggiamento vero e proprio. E il tamburello accompagna questo vero e proprio corteggiamento. Il tamburello... E abbiamo visto che realizzarlo ci vuole un po' di maestria, ma si riesce a realizzarlo. Per suonarlo, cosa ci vuole? Per suonarlo ci vuole solo una piccola tecnica. Si prende con la mano che non mangi, quella che devi che mangi si deve battere. Vabbè, se sei mancino, vabbè, sinistra o la destra, al secondo. E niente, ci vuole soltanto una semplice terzina, che si inizia a fare questo... Per iniziare, è una terzina, si usa il dito pollice e poi punta, la mano attacca. Io gli dico punta, pollice e chiudi, poi punta, ritorni pollice. Di nuovo. Questo iniziando piano piano, poi dopo la mano che mina da sola. Mi fa questo qua. E questo qui accompagna i passi del ballerino o della ballerina. Della ballerina. Però che viene con la bocca che si dà al tamburello. Con la bocca e poi mi pare che ci sia anche una forma a otto, si fa un otto sul tamburello per diffondere meglio il suono. Ma non è, quella è una cosa che l'abbiamo inventata dopo. Sì, ecco, sì. Dico questo perché non forse... Non c'entra niente con la pizzica questo. No, non c'entra niente, ma forse fa capire quanto possa incidere il tamburello nella musica di accompagnamento, perché può essere unico strumento, ma può essere anche uno strumento di accompagnamento. Esatto, perché questa è la pizzica. Poi ci sono altri tipi, per esempio tipo la tamburiata napoletana che... Sì. E queste forme diverse di musica, la tarantella calabrese per esempio, quella siciliana... E altre forme vengono fatte sempre con lo stesso attrezzo o l'attrezzo ha forme diverse? No, la forma è sempre quella, ci sono soltanto modo di mettere i sonagli, ci vogliono quelli più grandi, al napoletano va 1, 2, 2, 2, 1, invece altri sono quadrati invece di tondi, altri sono triangolo, i sonagli, cioè uno come... Però non c'è una cosa, la pizzica è questa. La pizzica, che è poi quella prettamente leccese, insomma, anche se noi vediamo varie sfumature anche tra un paese e l'altro. Sì, per esempio il brindisino non lo suona con la terzina così, ma lo suonano diversi. Appunto, dico, anche a pochi chilometri. Sì, a pochi chilometri. E nel 1998, leggo preso dalla stampa naturalmente, che inizia la prima edizione del Festival... della Taranta, della la notte della Taranta.
ed è proseguita fino ai giorni d'oggi. La notte della Taranta, che nasce nel 98, ha visto diversi maestri concertatori, cioè coloro che hanno organizzato in tutto e per tutto la manifestazione. Quello che io ho notato è che abbiamo avuto dei maestri concertatori, sia inglesi, sia austriaci, sia americani, sia addirittura della Bosnia Erzegovina. Questo ha inciso o ha sfalsato un pochettino la cultura salentina? Cioè, personalmente a me ha falsato, personalmente a me. Perché io non ho notato, tranne il mio carissimo amico Ambrogio Sparagna, che ho ospitato da poco alla Chiesa Madre, perché ha accettato un mio invito, mi sto accorgendo, soprattutto la notte della Taranta dello scorso anno, che sia il maestro concertatore, che era una donna, la famosissima Carmen Consoli, ha un pochettino sfalsato, cioè siamo andati su voler portare la Taranta ad altri strumenti. Mi dicevi proprio che non accetti che ci siano la batteria. Ecco, cosa che io ho visto. Il bongo non esiste alla pizzica. Ah, in bongo vedo che sono un po' trasformati perché non hanno una chiusura finale. Però tu ritieni che proprio il Salento dovrebbe rivalutare il vero suono, il cosiddetto tamburello. Ecco, e quale consiglio potresti dare tu? Il consiglio gliel'ho dato tante volte. Ecco. Vabbè, diamolo adesso. di mettersi sul tamburello, non perché sono un costruttore, è proprio la cultura, come ha detto, la cultura che ti fa nascere uno strumento a cornice chiamato di questo genere. Cioè, adesso il consiglio... Con questo ti può fare tutto, non c'è bisogno della batteria. O per esempio la chitarra elettrica, il basso. Sono strumenti che cozzano completamente e che stanno facendo snaturare questa cultura. Esatto. E cultura che poi, questa notte da Taranta, nasce nei primi di agosto, la prima evento. Sì, quelle sono le tappe. Le varie tappe. Sì. Prima erano 15, adesso sono 16. E c'è la chiusura della Melpignano, dove c'è una fortissima aggregazione di gente. Questa gente capisce il discorso di Taranta, della tarantata o della pizzica, o viene alla manifestazione musicale? Allora, viene alla manifestazione, secondo me, per il personaggio che loro invitano. Perché le tappe sono sempre le stesse persone che seguono la pizzica. Dopo, quando c'è tutto questo afflusso che fanno alla notte della Taranta, non è per la notte della Taranta di per sé, ma è per il personaggio che c'è come ospite. Ho visto i vari ospiti, naturalmente molti non riesco proprio a riuscire a collocarli, dal Lucio Dalla, l'impianto grandissimo. Senza nulla togliere. No, io sto parlando dei nomi più conosciuti dal lato musicale, ma dal lato musicale usiamo il termine un po' commerciale e non quello di culturale, sono due cose ben diverse. Non vedo cosa c'entra un Piero Pelù o un Franco Battiato o una Gianna Nannini. E in questo caso forse dovremmo dare il nuovo coordinatore, il nuovo responsabile concertatore, sarà Rafael Gualazzi, che so che sta guardando i primi di agosto, sta guardando più a realtà locali, a realtà salentine per valorizzare. Questo tamburello, quanto ci vuole per realizzarlo? Il tempo medio. Non si può nemmeno calcolare, perché si deve fare il cerchio. Il legno nasce dritto da una tavola di faggio. Poi lo devi piegare e lasciarlo un po' in forma per mantenerlo piegato. Come questo, che già è da un bel po', vedi? Già esce dalla macchina e mantiene già la forma sua. Poi lo devi lavorare e fare le scasse, incollarlo e lasciarlo, perché c'è sempre una procedura che abbiamo detto, perché si deve mettere il rinforzo dentro, fare le scasse, buchi e tutto. Non si può dire in un'ora ce lo fai, no. Più o meno ci vogliono un paio di giorni, ma non sempre sul tamburello. Vabbè, questo è logico, ce ne si possono fare. Sì. I tamburelli sono chiesti? Hanno una richiesta?
Sì. Una richiesta, e che, in che fascia di età si ha questa richiesta? Dal più piccolo fino al più grande. E a chi piace questa musica lo richiede. Ci sono scuole che insegnano il suono? Sì. O la cultura? Queste sì. Si trovano in loco anche? Sì. Sì. Come abbiamo detto, c'è un discorso di... Il tuo sogno adesso quale sarebbe? Il mio sogno sarebbe di far... di dare questa cosa, però non a persone così, giusto per fare il cerchio con la pelle, persone che ci tengono allo strumento. Hai degli allievi, diciamo, della gente che vuole imparare? Sì, ce ne sono tanti, ma io sono contrario. Contrario perché? Perché bisogna un po'... A me non, sono un po' egoista, ecco, mi chiamo egoista, perché a me non mi ha insegnato niente nessuno. Sono o arrivato... può essere anche uno stimolo, cioè... far vedere se una persona ama realmente questo oggetto e come tale di realizzarlo se ama. Molti artigiani nascono per passione. Abbiamo parlato prima proprio di tua passione sì. specifica. Sì. Cioè la passione porterebbe naturalmente a realizzare l'oggetto senza proprio. Senza guardare niente a nessuno, ecco, senza chiedere. Senza avere un tutor o senza sì. avere un maestro, senza avere qualcuno si che può. Ti dà le indicazioni. La scuola in genere come reagisce, come ha reagito? Ti chiama spesso? No, ma il principio sì, ne ho fatti 3-4 di scuole. Poi dopo si sono messi da parte, forse per motivi di economici o... Beh, economici. Penso che ci stanno sempre le persone che vorrebbero. Però nasce pure la persona non alla scuola... Come scuola, ma nasce alla cosa privata. Magari io ho un locale, trovo 10 persone, 5 persone. Ecco, questo e li anche faccio lo vedere. Fai. Ecco, questa è un'altra cosa che io non conoscevo assolutamente. Mm. Cioè, c'è la possibilità anche di avvicinarsi, anche se qui si parla di un allenamento di 2 minuti al giorno, mi sembra un po' eccessivo. mettiamo 5. 5 minuti al giorno, sì. E io posso poi arrivare. Sì. Ah, piano piano. Se sei appassionato e sei vabbè, se tagliato. Hai anche il senso di musica, del ritmo, bisogna averlo, altrimenti... È una cosa che io non ho, però quel poco sono riuscito. Sì, ma il perché ritmo... questo è uno strumento che si suona a orecchio, non c'è... Sì, bisogna avere anche l'orecchio musicale. Leggermente, sì. Oltre al tamburello... Qual è lo strumento che ti piacerebbe realizzare o imparare a suonare? Diciamo che li ho realizzati, però sono sempre roba di questo genere. Per esempio, mi sono dimenticato a portarlo, che c'è il tamburello dei poveri, chiamato. Sì, sì. Non so se l'hai visto. Sì, sì. Sono due legni accoppiati sì. con un sonaglio che allora si metteva sempre la famosa conchiglia. Conchiglia. E si suona. O c'è l'altro strumento che pure li faccio, ma non tanti, sotto richiesta, il violino dei poveri sempre, che è un archetto lungo che si mettono sì. i sonagli, dall'altro lato c'è un bastone, tipo proprio che si suonava, si accompagnava questa musica. Questo è nuovo, eventualmente poi ne parleremo anche di questo in un'altra occasione. Sì. Visto che stiamo entrando nella piena estate e ad agosto c'è la notte da Tarantola, quale piazza consiglieresti per un turista ad andare a vedere? O tutte le serate sono tutte uguali? Tutte le serate sì, sono uguali, solo che cambia magari il gruppo. Io quando vado a fare le bancarelle non guardo il paese. No, io parlo proprio il palco. Quale palco meriterebbe di essere visitato? Quale serata Le serate, per esempio, quel 28 e 29 di questo mese c'è a Galatina, c'è San Pietro e Paolo, che è famosissimo come palco. Allora, come palco, però stiamo al di fuori della Notte della Taranta. Sì, sì, questa è una festa. Beh, non ti so dire i paesi dove, ma mi sembra sono rimasti sempre quelli. Sì, sono rimasti tutti quelli. Lecce. Allora, Galatina hai detto? Sì. Cioè, Galatina con San Pietro e Paolo, forse... E poi Galatina pure come la tappa, c'è pure la tappa. Sì, a Galatina. Cioè, ritieni che Galatina curi un po' più questo aspetto? Sì,
perché c'è pure delle canzoni su Galatina. E quali sono gli artisti che te hanno colpito in particolar modo? Ci sono vari, c'è per esempio i Zoè, che sono uno dei primi. Vabbè, fa parte del 99 Fosse, aveva fatto parte, poi si è staccato e ha cominciato quella. Ecco, lì c'è gli Alabua. Alabua anche. Cioè, c'è il canzoniere Greganico Salentino. Greganico Salentino, questo fa anche capo Grico, po', sì, Grico, difatti fa un po' capo a un'altra corrente della Taranta. Ritornerei a Zoè. Zoè forse è uno dei pochi che ha avuto il coraggio di staccarsi da una musica commerciale, perché faceva parte, era uno dei fondatori di 99 Posse, e poi si è staccato per intraprendere questa linea musicale, questa corrente musicale che forse è tra le più aggreganti che esista. Un altro forse che ha tentato anche la via è Caparezza, in uno dei vari suoi film, partecipazione a film, perché lui non è né un regista né un attore, che ha portato proprio quello che è la Taranta. Cosa provi vedendo sul palco una tarantata fatta come si deve? Cosa si prova da spettatore? Quelli che ballano, sì. non li vedo. Non li vedo, ma non è non mai... li vedo e non mi piace. Non perché ti piace. Mi sembra un insulto a chi ha sofferto quel tipo di... Cioè, tu ritieni che la Taranta sia una sofferenza? Come l'hanno definita, sì. In che senso come l'hanno definita? Che era, cioè, era un male. Ecco, nasce da un male, però adesso è un accorteggiamento. No, cioè... adesso è soltanto una cosa per far vedere alle persone che non sanno che cos'era questa tarantata, la rifanno così a terra, che la fanno sul palco, cosa che io non... E cosa intenderesti tu allora come tamburello? Lo vedresti solo sul palco, solo questo strumento? Potrebbe ballare anche la pizzica, ma non la... La tarantata? No. No, tu rimani al concetto proprio, non fammi passare il termine, arcaico della nascita della pizzica. Cioè la pizzica, abbiamo detto prima, ci sono anche dei documenti che poi passeranno proiettati, nasce nel 1800 insomma. Sì. La pizzica, i primi strumenti, anche se molto artigianali, ma nascono nel 1800. Perciò tu ritieni che questa evoluzione sia stata un'involuzione dal lato musicale, cioè sei un cosiddetto puro, cioè ritorniamo un pochettino alla cultura generale e non a una questione commerciale. Il ballo deve essere un divertimento. Il ballo che fa la tarantata è prendere in giro chi veramente crede, che io tra l'altro non ci credo a questa cosa. Sì, vabbè, parliamo di culture. Però far vedere alle persone come soffrivano queste persone non mi piace. Non ti piace? No. E se dovessi abbinare uno strumento al tamburello, quale strumento vorresti? Solo fisarmonica e violino. Difatti sono quelli... Altri? No. La fisarmonica è un altro strumento cosiddetto povero che nasce proprio dalla cultura popolare. E bene, insomma... C'è l'organetto a bocca, oppure l'organetto che non va nemmeno alla pizzica, quello. No, non va, ma io dicevo però uno strumento... Ci può stare. Per accompagnare in una serata, in una manifestazione, in un dolce stare insieme, e al tamburello mi parli di fisarmonica o di violino. Va bene, ti ringrazio. Con tre strumenti si può fare. Con tre strumenti noi possiamo raccontare il Salento. O violino o chitarra. Possono questo bellissimo Salento che forse è conosciuto giustamente per il mare, per il terreno, per gli ulivi, per l'uva, per il primitivo, per tante cose. Adesso cerchiamo anche di farlo conoscere per la tradizione musicale, per la cultura del musicale e anche, perché no, di uno strumento che si chiama il tamburello, che dopo tutto è uno strumento molto semplice e molto economico. Mi sono molto meravigliato che il costo del tamburello sia così basso, anche se fatto artigianalmente. Questo mi ha meravigliato. E il
più o meno quanto può costare un tamburello, diciamo di un diametro di 30 centimetri? 30 centimetri, 30 euro. Semplice, tipo questo. Questo non è finito. No, io dico finito. Un buon tamburello, finito. Un buon tamburello che può... A partire da 30 euro. E finire? A finire 100, 120. Parliamo di prezzi estremamente economici, sì. Proprio estremamente economici. Tipo questo che è fatto tutto a mano con i codini di legno. Mm. Come ho detto prima che non c'era il metallo per fissare la pelle. Adesso e questo quanti anni ha? Questo, il cerchio c'ha sicuramente 200 anni. Questo era un attrezzo per fare la farina. Farina, sì. Io l'ho preso e realizzato setaccio, a tamburello. Vabbè, sì. In italiano setaccio. Vabbè. Perché ti fa vedere la differenza della piegatura di questo. Cioè noi parliamo di un pezzo veramente importante. Sì. Di... Si può realizzare anche con questo tipo di... Ho notato una cosa, in una delle varie manifestazioni della Notte della Taranta, che si è esibita un'altra mia amica, Teresa De Sio, ma aveva un tamburello in mano un po' particolare, di chi era? Era mio, è stato fatto, realizzato proprio per lei, con la scritta... Teresa De Sio. E forse sarà per quel regalo, ma ho visto che lo suonava particolarmente bene e aveva un sorriso veramente disarmante, Teresa De Sio, e forse è una delle poche artiste che si può, insieme con Beppe Barra, sì. E semmai Gio Senese, avvicinare al concetto della Taranta. Non per niente Teresa De Sio è stata in Puglia, ha fatto anche... dei cortometraggi sulla... Il tamburello l'ho portato a Grottaglie, stava, quando a Grottaglie. L'ho consegnato. Quando l'hai consegnato a Grottaglie, e penso che l'abbia aggredito molto. Sì. Ti prometto che appena la vedrò, ci rivedremo, chiederò se ce l'ha ancora, se mai faremo una fotografia con il tuo tamburello. Sicuramente. Io ringrazio moltissimo Pasquale Marino che ci ha fatto conoscere qualcosa di non molto conosciuto e per la sua disponibilità... E alla prossima, grazie Pasquale. Grazie a voi.